Il sindaco di Viale Dino Gentile, l'assessore al bilancio al comune Gabriele Mellorella stanno discutendo in regione il nuovo piano dei trasporti. L'assemblea CNA riconferma Claudio Cappellaro alla presidenza e l'impegno di lavorare e migliorare il futuro delle imprese artigiane. Voluto da Sor Optimis al Tribunale di Biella, da oggi ci sarà uno spazio per l'ascolto dei bambini testimoni di reati. Il mondo della lana desta ancora curiosità ed interesse, l'hanno dimostrato le centinaia e centinaia di persone che hanno affollato a Miagliano il lanificio Fratelli Botto. PMS Torino ce l'ha fatta e ha centrato la promozione in Lega 2 Gold. Torino diventa quindi anche nel basket campione d'Italia. Buongiorno ancora dalla nostra redazione, benvenuti all'appuntamento a questa edizione in diretta del telegiornale. Abbiamo sottolineato nei titoli, addirittura nel primo titolo, l'incontro di questa mattina, il nuovo incontro in regione tra i vertici dell'ente, il sindaco di Biella Dino Gentile, l'assessore al bilancio Gabriele Mellorella. Dunque si parla di trasporti e si parla dell'annosa vicenda dell'ATAP. Sul tavolo infatti c'è ancora una volta il futuro del trasporto locale. L'incontro particolarmente delicato è tuttora in corso, sicuramente potremo darvi ulteriori sviluppi, ulteriori notizie nelle prossime edizioni del telegiornale, vi potremo anche dire appunto quelli che sono stati i temi dell'incontro e soprattutto quelli che potranno essere gli sviluppi nei prossimi giorni. Ed il presidente degli artigiani CNA Claudio Cappellaro è stato riconfermato dall'assemblea che si è tenuta sabato e sempre il presidente sottolinea il suo impegno per migliorare il futuro delle imprese artigiane. L'assemblea del CNA, e dunque parliamo di artigiani, ha riconfermato l'incarico a presidente a Claudio Cappellaro. Esattamente, gli artigiani oggi che cosa chiedono alla politica? Beh, alla politica chiedono una visione, ecco. Visione e concetti. Io termino il mio intervento con visione e concetti semplici e chiari, per capire quale sarà il futuro, dove andiamo. Ecco. Chiediamo una cosa semplice, dopodiché io capisco che non è facile. Però se continuiamo a rimanere così divisi, l'impressione che abbiamo noi è che si galleggi. In questo mare in tempesta si cerca di galleggiare, però un conto è la questione economica, un conto è la visione politica, certo. Sono due cose diverse, dopodiché una volta che si ha un progetto, che si ha un'idea, trovare le risorse è un altro passo, ma se non si ha… Però il problema è che manchino proprio le idee, mancano proprio le visioni. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti, certo. Credo che sia sotto gli occhi di tutti, cioè cosa facciamo? Abbiamo vissuto per anni, faccio un paragone e richiamo il nostro territorio, che è il territorio dove è stato siglato il patto della montagna, cioè quell'accordo tra le forze combattenti partigiane, economiche e sociali, che nel momento più buio della nostra storia ha contribuito a salvaguardare quel patrimonio che avevamo, no? Noi il patrimonio ce l'abbiamo, siamo una delle terre più ricche. Il sindaco Gentile continua a dirlo tutt'oggi, è vero, abbiamo ancora un patrimonio, però, okay? però se non entriamo in quella mentalità di salvare quel patrimonio per aspettare poi che comunque, io paragono un terreno che bisogna renderlo fertile e poi aspettare che le condizioni climatiche cambino e che nasca la luna nuova, no? Ma quando nascerà la luna nuova? Perché qui io continuo sempre a dire sentire tutti che dicono siamo ottimisti. Va bene, allora se sei ottimista, nel bene e nel male, questo periodo finirà, prima o poi finirà. Però se tu non ti sei preparato per quando finisce, quando finirà questo periodo, cosa facciamo?
L'intervista con il presidente Cappellaro proseguirà anche nello spazio di approfondimento subito dopo la sigla del telegiornale. Ma ci occupiamo ancora di lavoro. Buone notizie infatti giungono dalla Fiat Powertrain di Verrone dopo i giorni di protesta e il sit-in di lunedì scorso. Sono stati infatti assunti a tempo indeterminato i 15 lavoratori ai quali era scaduto il contratto e la direzione ha inoltre manifestato la necessità di avviare un periodo di lavoro straordinario, questo in conseguenza all'aumento di domanda della produzione di cambi. È stata inaugurata questa mattina alla Tribunale di Biella la sala di ascolto riservata ai minori, un modo questo per garantire al meglio le vittime di abusi e processi particolarmente delicati. È stata inaugurata a Palazzo di Giustizia l'aula di ascolto protetta per i minori. Dopo il taglio del nastro, il presidente del Tribunale Claudia Ramella Trafighetti e il procuratore Giorgio Reposo hanno spiegato qual è il fine dell'aula, cioè quella di ascoltare in un ambiente riservato i testi di processi particolarmente delicati e le vittime di abusi. Attraverso videoriprese si permetterà a giudici ed avvocati di valutare, attraverso la gestualità, l'espressione e non solo tramite le parole, la situazione dei minori. Come sottolineato dal presidente del tribunale, l'aula sarà utilizzata anche nei casi di affidamento dei minori, per quel che riguarda le battaglie legali in caso di separazione dei genitori. Infatti, durante gli interrogatori dei più piccoli, gli avvocati non possono essere presenti e tramite le videoriprese potranno studiare non solo le parole dei figli dei loro clienti, ma anche il linguaggio del corpo per operare al meglio nei confronti del minore. La sala è stata realizzata grazie al contributo del SOR Optimus di Biella. Siamo in compagnia di Flavia Pozzolini, presidente nazionale del SOR Optimus. Siamo qui per questa inaugurazione di questa importante sala. Quale sarà il ruolo di questa sala e perché è così importante? Beh, in questa aula saranno ascoltati eminentemente minori. L'aula è dotata di un impianto di videoregistrazione, quindi il minore sarà seguito durante l'interrogatorio, ma se si tratta di cause penali o attraverso l'audizione se si tratta di cause civili potranno essere videoregistrate non solo le voci quindi ma anche la gestualità, e dalla gestualità si possono trarre importanti elementi di prova o comunque di valutazione a seconda dei casi all'interno delle cause. L'inaugurazione di questa sala sarà un grosso vantaggio per la giustizia anche in termini economici, perché? Beh, localmente non lo so, ma le posso dare dei dati generali. Questa è la 31esima aula inaugurata in questo biennio, ce n'erano già state due precedentemente, quindi ad oggi ci sono 33 aule SOR Optimist e in molte sedi di tribunali ci si rivolgeva all'esterno associazioni dove si doveva pagare per poter locare i locali. Fate conto che il solo tribunale di Torino spendeva in un anno una cifra che si attesta sui 120.000 euro l'anno. Se la proietto in 5 anni fanno 600.000 euro. Questo può essere il peso spannometrico dell'aula di ascolto protetto nel tribunale di Torino. Fate il calcolo, non dico di moltiplicarlo per 30, ma spalmatevelo su tutte le aule realizzate in Italia e forse possiamo accorgersi che il SOR Optimist International d'Italia sta realizzando un progetto a 6 zeri con diverse unità davanti. C'è paura nel quartiere Chiavazza di Biella per la presenza di serpenti in un'area abbandonata e trasformata in una discarica a cielo aperto. Abbiamo chiesto un commento ad un naturalista divulgatore, Tiziano Pascutto. Ancora paura tra gli abitanti di Chiavazza, minacciati dai serpenti, che trovano l'ambiente favorevole in un'area abbandonata tra via Fratelli Bandiera e via De Amicis. Il piccolo fazzoletto di terra si presenta come una zona invasa dalla vegetazione e trasformata in una discarica abusiva, dove si intravede anche dell'Eternit. Ci siamo recati sul posto con Tiziano Pascutto, noto divulgatore naturalista, che ci ha rilasciato un suo commento sulla situazione. Diciamo che è un ambiente proprio favorevole alla prolificazione di questi animali, che come io ho già sempre detto,
oramai questi animali li possiamo trovare in qualunque luogo. Questa è anche un'area molto bella dove vi è molto verde, quindi non sono immuni nessuno dall'incontro con questo rettile, ma una cosa è trovarselo, una cosa è avere proprio un luogo, come si può vedere, così degradato. È un luogo bellissimo per loro, però non penso che faccia piacere agli abitanti. Tenendo conto che questi non sono animali che possono inoculare del veleno, perché sono animali, diciamo, che innocui da quel punto di vista lì. Ma come sempre non bisogna sottovalutare anche un altro aspetto, la repulsione che è atavica per molte persone e anche, diciamo, la paura di trovarsi in casa un animale del genere. Quindi l'emotività non è da sottovalutare, perché poi può portare a delle conseguenze di stress, di psicosi, di panico. E anche questo è un problema. Chi è debole di cuore, chi ha paura di queste cose, al di là del veleno può anche lasciarci le piume comunque. Mettiamo le cose in chiaro. In un ambiente come questo, urbanizzato in questo modo, questa piccola area è sicuramente da rimettere a posto. Ecco, secondo la tua esperienza, sì, il tuo giudizio, cosa si dovrebbe fare in quest'area per risolvere questo problema? Fare come si fanno in tutte le aree, quando ci sono le erbacce, quando ci sono delle discariche abusive, dell'accumulo di materiali che comunque favoriscono poi, diciamo, il proliferare di questi animali ed altri, bisogna intervenire con il taglio, con la cura. Cioè, non si parla di fare un parco, si parla semplicemente che non può essere una cosa così in un ambiente come è questo di Chiavazza. Tiziano Pascuto è un naturalista che da anni opera proprio nel sensibilizzare anche i ragazzi proprio nel mondo della natura. Vediamo ancora questo servizio. Tiziano, in questo contenitore che cosa abbiamo? Abbiamo quello che noi chiamiamo un biacco, ed è un animale che fu ucciso da qualcuno e noi l'abbiamo recuperato e messo in alcol per poter poi fare delle dimostrazioni didattiche e divulgative. Tenete conto che per tenere queste cose occorre un permesso particolare della provincia, non è che si possono fare collezioni di questi animali, e questo è stato regolarmente denunciato e serve appunto per la didattica. È un animale, un adulto molto grande, ed è quello che potremmo trovarci comunemente in casa. Sicuramente in questo ambiente che abbiamo appena visto ci sono animali grossi. Occupiamoci di altra realtà, parliamo di lana. Centinaia di persone hanno raggiunto lo scorso fine settimana Miagliano per prendere parte a Storie di Lana, un percorso che vuol far rivivere spazi rimasti in silenzio dopo la chiusura degli stabilimenti tessili. Successo pieno per Storie di Lana presso i lanifici Botto di Miagliano. Sabato e domenica sono state infatti centinaia le persone che hanno visitato i saloni dismessi dell'industria, che dava lavoro a quasi 5.000 operai. Storie di un biellese profondamente cambiato, che cerca ora di riconvertirsi e andare avanti, ma che trova nella crisi molte più occasioni di lamento che di trasformazione. Storie di Lana cerca di raccontare e riempire di vita gli spazi ormai abbandonati e silenziosi, di ridare gioia e vitalità ad un paese cresciuto intorno alla fabbrica e da anni rimasto orfano, di rendere concreto un cambiamento di cui il nostro territorio ha urgente bisogno. Non lo so come esprimerlo, ma credo che si veda dagli occhi e dall'espressione che siamo molto contenti. Diciamo che con ieri, con la rappresentazione teatrale che è stata fatta, si è, come dire, riattivato il cuore. Oggi con la corsa della lana e con tutte le attività laboratoriali si è anche riattivato i sensi, il corpo. Abbiamo fatto attività fisica stamattina, è stata bellissima la corsa della lana, c'erano 14 coppie che hanno combattuto fino all'ultimo trasportando questa balla di lana su e giù per Miagliano. E oggi pomeriggio questa attività
che fra poco si chiuderà con il Vulcafè, che insomma dopo cuore, membra, ci vuole anche un po' di cervello, e quello che si vuole fare è una riflessione su come andare avanti, perché Storie di Lana va avanti. Dalla lana al legno, la settima edizione della Fiera Italiana dedicata a foresta, legno ed energia quest'anno si terrà a Vercelli. L'ispettore provinciale del AIB Gilardi e la collega Rinaldi stanno organizzando l'evento basandosi sulle precedenti edizioni. La principale fiera italiana dedicata alla filiera foresta, legno e energia prende il nome di Forlener. Quest'anno si tiene la settima edizione a Vercelli. Negli anni precedenti l'incarico era stato affidato alla provincia di Biella. La manifestazione si prefigge l'obiettivo di trasmettere a chiunque ne prenda parte una particolare attenzione alla gestione forestale, alle colture fuori foresta, alla raccolta e prima trasformazione del legno e alla sua valorizzazione energetica ai vari livelli di potenza. Il programma prevede visite guidate attraverso la filiera, premi innovazione Forlener, Pellet Days, dimostrazioni pratiche e nozioni professionali. Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte rinnova la partecipazione al Grand Expo. Anche stavolta è l'ispettore provinciale di Biella dell'AIB Piemonte, Rodolfo Girardi, ne è entusiasta. Girardi, insieme al collega Sereno Rinaldi, stanno lavorando per organizzare l'evento sulla base delle precedenti edizioni, con stand, esposizioni esterne di mezzi ed attrezzature e due esercitazioni che hanno la finalità di educare il pubblico per ciò che riguarda il sistema antincendi. L'ispettore aggiunge infine che Forlener guarda alla valenza degli interventi nella difesa dei boschi dagli incendi con lo stesso entusiasmo che anima il suo ruolo professionale. Ed ora la pagina dello sport. Torino ce l'ha fatta, obiettivo promozione centrato in pieno. La Manital PMS sale ufficialmente in Lega 2 Gold dopo un campionato praticamente sempre dominato. Al playoff con Bauer Matera aveva a disposizione 5 partite per poter realizzare il sogno di una città sportiva non soltanto per il calcio. Dunque Torino diventa anche nel basket campione d'Italia, anche se solo per la divisione nazionale A, un risultato che mancava da 18 anni. Non è invece arrivata la vittoria che avrebbe fatto chiudere in bellezza il campionato di Ceversama, che comunque si affida ad un ripescaggio praticamente certo. I gialloblu perdono 3-4 la finale playoff contro l'Atletico Gabetto, avversario agguerrito che crede alla rimonta. Due parole soltanto ancora per il rally storico della Lana. È finita proprio alcuni minuti fa la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2013. Questa sera avremo un servizio che ne documenta ampiamente i particolari di questa edizione. Soltanto un accenno alla sicurezza, un argomento che è stato molto trattato in conferenza stampa, e per la sicurezza quest'anno verrà utilizzato un sistema GPS in grado di localizzare in tempo reale la posizione delle varie vetture, quindi anche le vetture che magari hanno subito incidenti o hanno problemi. Con questo è tutto per questa edizione da parte mia, ancora grazie per averci seguito. Vi ricordo subito dopo la sigla l'approfondimento al telegiornale, parleremo con il presidente di CNA. A tutti un buon pomeriggio.